Cari amici, buonasera, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 488. E in cabina di regia Alberto Mola, le camere Giovanni Rossi. Possiamo subito cominciare con un caro saluto a Deglia, una sportiva che incrocio sovente alla Colletta e che è una di quelle tante migliaia di sportive, donne sportive, che corrono, però vogliono correre libere, senza l'intruppamento in cavilli, regole, tesseramenti vari. È un argomento, un tema che affronteremo anche questa sera con le nostre ospiti. Alla mia destra Giorgia Murdolo, della Podistica Torino, atleta che, confermando la tendenza attuale in campo nazionale, anche se non più adolescente, si sta mettendo in luce. Vicino a lei Tiziana Marrazzo, istruttrice di Fit Walking, la camminata veloce, una disciplina in continuo sviluppo. Tiziana ci farà conoscere meglio questa specialità. E infine Rosy Boaglio, presidente FIDAL Piemonte. Nel 2020 scade il suo mandato e ci saranno nuove elezioni. Con lei faremo un esame del bilancio passato, ovviamente, e del futuro. Ma prima vediamo questa clip del 2007, quando eri già presidentessa. Presidente o presidentessa, cosa preferisci? Presidente. Vabbè. Presidente, benissimo. La presidente. A livello provinciale eri. Allora si parlava con un visciano, sì, dell'avvento informatico nei tesseramenti. Guardiamo un po'. Il suo presidente, che è Rosa Boaglio, presidente del comitato FIDAL di Cuneo. Grazie Rosy per essere, possiamo chiamarla tranquillamente Rosy, mi aveva detto fuori onda, gradisce di essere chiamata Rosy Boaglio. Grazie per essere intervenuta questa sera, spero che abbiate fatto buon viaggio. Gli autotrasportatori non vi hanno dato dei problemi? Non troppi, ma... Molto bene. Benissimo, allora a Rosy Boaglio chiederemo la realtà della provincia di Cuneo, che ricordiamo è la seconda come numero di tesserati dopo quella di Torino, ed è una bella realtà. Oltretutto, mi viene subito da chiedere una cosa, è una combinazione o no che presidente nazionale cuneese, presidente regionale da Milano e cunese, cunese. Nazionale ovviamente francoarese, regionale e da Milano cunese, abbiamo anche il nostro provinciale Proglio, che è anche lui cunese di origine, sarà una combinazione o proprio voi cunesi siete provincia grande? Provincia grande, direi proprio che provincia grande, può essere anche una combinazione, però una gran bella combinazione, direi che francoarese e da Milano, due olimpionici, sicuramente rispecchiano molto bene quella che è la FIDAL, e quindi noi pensiamo di essere ben accompagnati e di fare comunque un gran bel gruppo. Allora, grande nostalgia o ti sei fatta la gavetta lì e poi alla fine il coronato era un tuo sogno, o è stata una cosa ineluttabile che la più in gamba, la più preparata, diventasse appunto presidente del comitato? Ma è stata sicuramente anche un po' una sorpresa, ma soprattutto è successo in un momento anche di sofferenza e di tristezza, perché io mi sono candidata a fianco di Adriano Ascheris come consigliere, come poi come vicepresidente, però il mio percorso era comunque al fianco suo, e poi probabilmente si sarebbe poi deciso nel 2020 cosa fare. Purtroppo con quanto è successo ad Adriano io mi sono ritrovata in questo, diciamo, in questa situazione molto bella, interessante, ma altrettanto direi pesante, nel senso che ci sono comunque tante cose da affrontare. E ho una bellissima squadra, quindi mi sono sentita 2 anni e mezzo fa di affrontare questa situazione proprio perché appunto la squadra c'era, e ho detto andiamo avanti, affrontiamo e arriviamo al 2020 e vediamo. Tra l'altro nel programma, tuo programma, quando ti eri presentata per le elezioni e ti hanno poi eletta, avevi stabilito le tue regole personali come tuo programma, tu puntavi su ascolto, dialogo, società, trasparenza, scuola e giudici. Sei coerente, perché guarda caso, sempre da quella clip
del 2007 tu annunciavi già le tue regole alle quali tu ti attenevi. Alberto, se puoi, quella di 27 secondi. L'attività in comitato, come ho già detto, è tanta, abbiamo comunque una passione per l'atletica e penso che con la disponibilità, io dico sempre che il comitato gioca su tre punti, che è l'educazione, il rispetto e la disponibilità. Questi sono tre veramente valori che ho riscoperto nelle società. Abbiamo accennato prima che allora nel 2020, cioè l'anno prossimo, ci saranno le nuove elezioni. Innanzitutto hai intenzione di ricandidarti e se ritieni ovviamente sempre valide queste tue premesse? Ma le premesse sicuramente saranno sempre valide perché il dialogo, l'ascolto, la condivisione, il rispetto, tutte queste belle cose cioè, sicuramente sono alla base. Però nel 2020 manca ancora, diciamo, da qui a un anno, non è ancora stato comunque presa in considerazione la mia, se mi ricandido, cosa farò, se la squadra o se ci sono dei cambiamenti. Su questo so che si sta lavorando perché il Piemonte sia sempre più unito e su questo sicuramente sarà un punto di forza. Ma da lì a dire chi sarà mi ricandido, che questo non è ancora comunque una cosa di cui se ne è parlato. Io vorrei poter finire questo mandato nel migliore dei modi, quindi con quella che è l'attività, abbiamo lavorato penso molto in questo 2019, sono stati tantissimi gli eventi e le manifestazioni sul territorio, importanti. Possiamo pensare all'inizio di stagione con un campionato italiano di cross a Venaria, che è stato comunque un successo, tant'è che nel 2021 avremo i campionati, sono stati europei. Assegnati i campionati europei di cross, il campionato italiano di corsa in montagna a Saluzzo, il Challenge Stellina con le rappresentative internazionali, gli europei Master Game, quindi insieme a tutto quello che è stato le manifestazioni sul territorio, quindi da quelle istituzionali a quelle manifestazioni, a quelli gli eventi di tutti i giorni, e quindi direi che l'attività è tanta. Pensare poi alle soddisfazioni che abbiamo avuto con la categoria assoluti, campioni italiani, campioni europei, partecipazione ai mondiali. Tutto questo è una grandissima soddisfazione, pensare a questi atleti che sono nati sul nostro territorio, hanno seguito tutto quello che è l'iter sportivo, quindi del settore dal punto di vista giovanile, e tuttora, e questo è importante dirlo, sono seguiti, allenati da allenatori piemontesi. Penso anche alle rappresentative, sono un punto di forza per noi, per il comitato, dove non c'è solo la parte agonistica ma c'è una parte di confronto, di aggregazione. Partecipiamo a questi eventi e l'ultima rappresentativa a Casalmaggiore, siamo la categoria di cadetti allievi, siamo comunque arrivati secondi, il Piemonte si è classificato secondo, a due punti solo dalla Lombardia, in una manifestazione, in un evento dove erano presenti tutti i campioni italiani, diciamo, del cross a livello giovanile. I raduni sono un altro punto di forza per il nostro movimento, come i summer camp, i raduni, quelli estivi, a Sestrier da tre anni a sta parte, e speriamo anche per il 2020 con la pista nuova di poter tornare a lavorare, ad essere a Sestrier. I summer camp, i corsi per istruttori, stiamo lavorando con i giudici, stiamo lavorando sui territori, sono importanti, sono tutti punti dove noi in questi anni abbiamo lavorato veramente tanto, cercando di trovare anche una forza con chi comunque rappresenta il territorio. Beh, allora ti devo fare una domanda che pare banale, visto che hai già fatto un'esposizione, un'ampia esposizione, però tu sei soddisfatta del tuo operato o hai ancora qualche rammarico non aver potuto portare a termine?
Ma io dico che si può sempre migliorare, quindi sicuramente qualcosetta magari da migliorare c'è, forse devo imparare a lavorare più di squadra, forse un po' più di dialogo non guasta mai. Io però tendenzialmente sono positiva, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi a volte dico siamo a buon punto, possiamo lavorare meglio, ripeto, tutto si può migliorare, però secondo me si è lavorato bene. Siamo nella stagione giusta, cominciano le indoor, è possibile che Torino non abbia una pista indoor? È possibile, perché nel nord non abbiamo piste indoor. Cioè dobbiamo correre per avere un dobbiamo correre a Padova o ad Ancona, questa è la realtà. Poi in Lombardia ci saranno delle piste coperte, sono dei rettilinei come sono ad Aosta, tant'è che noi andiamo ad Aosta. È partito un progetto, è fermo lì, speriamo che tutte le forze, tutti gli enti che si occupano di sport si capiscano l'importanza di avere una pista indoor. Purtroppo è così, non c'è, e questo penalizza molto, perché dobbiamo comunque per tutti i campionati regionali dobbiamo correre altrove, questo è vero. Tu hai sempre dato molta importanza ai presidenti regionali, anche perché tu sei stato per molto tempo quello di Cuneo. Hai continuato questa collaborazione, anche se la provincia in teoria non dovrebbe più esistere? Come i presidenti provinciali. Io con i territori penso di avere un bellissimo rapporto, un rapporto di collaborazione, tenendo conto che la regione è grande. Quindi ogni territorio ha le sue peculiarità, ha le sue esigenze, perché comunque sono territori diversi tra loro, con delle necessità e delle esigenze diverse. Cerchiamo di incontrarci, di capire quali sono le problematiche, dando a loro l'autonomia. Siamo però riusciti, e questa è una riforma importantissima, a centralizzare tutta la parte economica amministrativa con regionale, e questa è stata una riforma importante che ha ottimizzato tantissimo i costi. E ha reso trasparenti le cose, come sono trasparenti i nostri minuti di pubblicità. Aspettateci! Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in Corsa, puntata 488. I risultati che ci manda Sebastiano Scuderi. Grande Italia a Lisbona, gli europei di cross. Terza l'Italia, dietro solo Gran Bretagna e Francia. Di buon auspicio per il 2021, quando appunto gareggeremo in casa a Venaria Reale. Maratona di Sanremo, 377 atleti con i piemontesi in evidenza. Diego salta la macchia, M40, anche qui quarantenne, podistica Torino, secondo assoluto in 2:46:29. Bene anche le donne con Francesca Rimonda, Vigone che corre, seconda assoluta in 3:11:59, davanti a Maura Berretta, runner team, 3:13:54. Buone notizie anche dalla maratona di Reggio Emilia, 2.448 classificati, ha vinto Joseph Sbai. Del Team Marathon Torino, incrociato proprio ieri alla colletta che si stava defaticando. 2:14:53. Quarto Francesco Bona, Aeronautica, 2:17:59. Ottavo Alessio D'Alessandro, Podistica Torino, 2:25:28. Ad Asti, corsa di Natale con 162 classificati, vince Mamadou Yali dell'Athletic Bolzano, precedendo Daniele Gagliano e Leandro Demetri. Al femminile, Agnese Gili Viter dell'Atletica Pinerolo ha battuto Rossella Giordano e Federica Laino. Di questa gara manderemo poi in chiusura un simpatico video che ci ha inviato Gianfranco Chiaranda, degli ambasciatori dello sport di Asti. Giorgia Murdolo, allora, stiamo parlando proprio di adolescenti, come per esempio appunto Diego Saltalamacchia, secondo M40, secondo assoluto a Sanremo, e tu ti sei fatto, in pratica ti sei messa in luce in questi ultimi anni. Da quanto è che gareggi?
una decina d'anni, non di più. Ho scoperto il podismo da bambina. Hai scoperto Sergio Benzio, non detto? Ho scoperto, sì, da adolescente Sergio Benzio. Avevo cominciato un po' prima di Sergio. Sergio l'ho scoperto con la podistica, che è una bella famiglia in cui stare. Le mie esperienze podistiche risalgono a un po' prima, ma neanche tanto. E comunque sì, sicuramente uno sport che ho scoperto decisamente da adulta. Perché questo te lo dico perché ho fatto fatica un po' a reperire qualche video delle tue vittorie, perché hai vinto già anche in precedenza. Abbiamo solo questa piccola clippina di Fabrizio Borgo alla mezza che vale, ecco qua che arrivi e vinci. Tra l'altro, quanto avevi impiegato? 1:25 qualcosa. Perché tu come mezza hai 1:22:41. Sì. Sì, e in maratona 3:25:42, ma sì, però non è... appunto nel 2013 eri proprio una bambina. E praticavi qualche sport in precedenza? Sport ne ho sempre praticati, credo di aver passato un anno della mia vita senza fare assolutamente nessun tipo di attività fisica, però sempre nulla in maniera particolarmente seria, qualcosa di agonistico per quanto riguarda lo sci, ma poca roba. La testa sportiva l'ho sempre avuta, nel senso che è sempre stato un compagno della mia vita sicuramente. Ma la corsa quando l'hai abbracciata in pratica? Non solo come appunto come Delia che ho salutato in apertura, come divertimento, come pensare alla propria salute, come agonismo, quando l'hai scoperto? Come agonismo una decina di anni fa. Per caso ero in una palestra, vedevo questo gruppo di podisti che si allenava, avevano un allenatore, avevano dei programmi. Cos'è, Interforze? Quella è venuta dopo, no, erano i Road Runners che partivano da Villa Glicini, erano un gruppo di amatori che si allenavano, facevano anche poche gare, niente di particolare. Però mi piaceva, mi affascinava, uscivo da una gravidanza, per cui l'idea che ci fosse qualcuno che mi spronava a fare le cose, l'idea di avere un gruppo. I tuoi trofei hai due bambine? Sì, un femmina e un maschio, 10 e 8. Proprio la coppia? Sì, sì, trofeo e trofea. Ti piace fare le cose bene? Sì. Ma se vuoi salutarli, visto che... Saluto Benedetta e Giovanni, grazie. Benissimo. E allora, dicevamo, hai abbracciato la corsa, qual è stato il tuo impatto iniziale, cioè ti sei trovata subito sul podio? Non penso. Mi sono trovata, devo dire, a fare le cose in maniera abbastanza facile, perché ecco, l'impatto proprio, il primo che ricordo è stata la mezza di Torino, quando ancora arrivava, se non mi ricordo male, alla Pellerina, probabilmente. Che anno? Che domanda difficile, non lo so. E ho portato a casa, allenandomi un paio di volte alla settimana e poco di più, il mio onesto 1:33, e non pensavo assolutamente. E da lì ho detto, ma tutto sommato non mi dispiace, potrei cominciare a lavorarci sopra. Ma il salto alle Interforze, qui abbiamo visto qualche fotografia tua, emblematica, che è una bellissima corsa, da principiante hai una bella falcata. Pista mai? Mai, mi sarebbe sempre piaciuto. Sulla pista è una falcata proprio da pistaiola. Io vorrei chiedere a Rosy Boaglio, visto che tu ne vedi tanti, guarda che bella foto. Sì, da principiante non mi pare che sia. Probabilmente ben seguita, e poi effettivamente ha iniziato una decina d'anni fa, quindi lo sta scoprendo adesso tutto questo. Sì, c'è tanto entusiasmo. Sì, ma certo. Comunque poi, Giorgia, io volevo farti anche... Scusa. No, dicevo, hanno comunque anche dei supporti come società, come sì, preparatori, Torino, quindi sicuramente sono ben indirizzate, anche di soldi, ben seguite. Di euro. Giorgia, visto che abbiamo la presidente qui, tu sei master, abbiamo già accennato prima che non sei più adolescente, sei una master, non diciamo l'età, però è master 40 adesso. E cosa chiederesti alla presidente qui? Oh, la mia richiesta no, sarebbe un po' più ad ampio spettro, nel senso vedo un po' più in là e penso ai miei trofei, l'idea di pensare al vivaio, e quindi siccome l'atletica è uno sport bello, è uno sport di testa che ti dà tanto, che ti permette anche di imparare da te stesso e di conoscere quello che sei e di superare i tuoi limiti, io vorrei che anche i miei figli, bambini, ragazzini
potessero pensare di fare quell'esperienza. E quindi come sono, come dire, messi davanti ai corsi di calcio, di tennis, di qualsiasi cosa, che anche l'atletica si mettesse altrettanto in evidenza. Ecco, Rosy sfondi una porta aperta, sì, perché certo. Lei effettivamente, lei e anche moltissimi altri dirigenti mettono davanti alle tensioni, alle proprie tensioni, sempre i giovani. E il fatto è che poi i giovani smettono prima di quello che facevano magari 20 anni fa i giovani. Per poi ricominciare, perché abbiamo visto come sovente, insomma, i corsi ci sono, tutte le società sul territorio si adoperano tantissimo per i giovani, poi c'è chi poi oramai cominciano dalla categoria esordienti e li portano avanti, e quindi direi su questo direi che siamo all'avanguardia, non c'è da insegnare proprio niente a nessuno. Le difficoltà, ma già le sentivo anni fa, quando si arriva alle categorie allievi, junior, promesse, quindi sui 18-19 anni, capire come poter trattenere questi ragazzi, come far sì che non ci sia questo abbandono all'atletica o allo sport in genere, perché non è poi solo tipico dell'atletica. Ecco, l'atletica forse è un impegno, l'atletica a volte ti trovi da solo, non è un gioco di squadra, ma come lo dice, cioè l'atletica, ecco, è fatica. Poi la squadra è un gioco di squadra. Gioisci insieme, soffri insieme, qui a volte invece soffri tu, cioè sei tu con il tuo cronometro, e quindi hai sempre, diciamo, questa difficoltà. Cioè, noi ce lo poniamo sovente, infatti i corsi di formazione che vengono proposti ai tecnici, ai dirigenti stessi, tocca anche questo tema, che è proprio l'abbandono, far sì che questi dirigenti, questi tecnici, soprattutto il tecnico, sia sempre più formato, sia sempre più vicino a quella che è la realtà del giovane. Il giovane oggi non ha solo bisogno di trovare lo schemino e l'allenamento, che ha bisogno di trovare veramente un amico, un confidente sul campo, quindi questo è anche importante. A questo riguardo abbiamo citato Sergio Benzio, che è un validissimo tecnico. Lui però cura molto, non più l'adolescente, ma almeno questa è la mia impressione, perciò si trova bene, sa valorizzare magari delle doti nascoste. Tra l'altro, doti nascoste, tu frequenti i social, perché ho faticato molto per trovare fotografie. Poco, soprattutto poco, della mia... L'ho intuito. Chiamiamola carriera, allora, perché non mi viene un sinonimo, allora, più non sei quella podistica, che mette non, il post, no, col suo cronometro, no, con le prestazioni, no, la foto col cane o col gatto, niente. E no. Quali sono gli altri tuoi interessi, oltre la corsa, oltre i due figli? Interessi che sono più miei che che da divulgare, che vuol dire il cinema, che vuol dire la lettura, nel poco tempo che uno ha a disposizione, altri sport, l'importante è che siano rigorosamente all'aria aperta, per cui quando si riesce la stagione sciistica uno tenta di godersela tutta, la corsa in montagna sulla neve, sempre per tornare alla corsa, e poi tutto quello che si riesce, la piscina quando si riesce. Dove lo collochi nell'arco della giornata, abbiamo pochi secondi, accidenti, tutto questo bel fare, correre, sci, c'hai ancora 2 o 3 minutini in mezzo alla giornata? Di notte al posto di dormire, no, a parte tutto ci provo, perché in tutto questo c'è anche il lavoro, ci sono i bambini, però devo dire che uno è vero che più fa e più farebbe. E di cosa vuol dire non essere più adolescente? Minutino di pubblicità. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in corsa, puntata 488. Prossime gare, domenica 15 dicembre a Trino, 24esimo cross di Natale. Partenza alle ore 10 presso il Bosco della Partecipanza. E adesso facciamo un passo indietro, lo facciamo con Tiziana Marrazzo, istruttrice di Fit Walking. Sì. Perché? Perché sabato prossimo, 14 dicembre, c'è la Walk 6 miglia di Natale, che anni fa era la 9 miglia, ora l'abbiamo già presentata mercoledì scorso, la 6 miglia. Innanzitutto spiegami la differenza tra camminate non competitive
e walking, perché di solito le camminate non competitive le fanno in coda alla gara agonistica, pochi o tanti che siano, però è più un'occasione per chiacchierare fra di loro, passeggiare magari col cane, invece è una cosa seria walking. Sì, abbiamo scelto di dare molto più risalto alla camminata, proprio dedicando una giornata appositamente per i camminatori. Quindi non è diciamo la coda rispetto alle partenze della corsa. Ho fatto questo antefatto non per fare delle battute o essere spiritoso, perché mando questa clippina di un minutino per, questa era una gara agonistica di Borgaro e al fondo c'erano centinaia, direi quasi 400-500 camminatori cosiddetti non competitivi. Qui corrono ancora un po', poi tra poco arrivano quelli che camminano. Ecco, qui sono già due che corrono, che camminano già, diciamo, spediti. Poi per il resto chiacchierano tra di loro, giustamente interpretano come deve essere interpretata la non competitiva. Però non è questa cosa. Ma allora, diciamo che negli ultimi tempi la camminata ha sempre preso più importanza, nel senso che proprio sul territorio, in modo capillare, si sono sviluppati una serie di istruttori che hanno spiegato proprio la tecnica della camminata. Ma questo perché? Perché c'è una grande richiesta. Quindi se è vero che c'è grande richiesta per la corsa, ma altrettanta richiesta c'è per la camminata, che abbraccia un pubblico un pochino più ampio rispetto alla corsa. Però in questo senso la differenza rispetto alla coda della corsa, quindi della partenza da corsa, anche qui due signore che chiacchierano tranquillamente, esatto, è proprio il fatto che i camminatori invece hanno una tecnica impostata e quindi hanno un lavoro alle spalle completamente differente, quindi è una valida alternativa alla corsa, cioè sono due mondi completamente distinti. Ecco, questo bisogna distinguere anche allora però marcia, che è una disciplina difficilissima, assolutamente. Anche se da Milano sarà presente sabato, sì, però la marcia è una cosa, il walking è un'altra cosa. Sì, ancora. Il fit walking è un modo per avvicinare diciamo moltissime persone ad una disciplina di camminata, quindi non è la vera e propria marcia, perché ovviamente la marcia ha delle regole molto molto rigide, quindi completamente diverse, ma diciamo che prende spunto dalla marcia nell'appoggio del piede, nella rullata, nel posizionamento delle braccia, ovviamente traducendo un po' tutte queste caratteristiche della marcia però ad un mondo un pochino più semplice, ecco, passami il termine. Quali sono i benefici palesi? Allora, sicuramente camminare per almeno 45 minuti, un'ora, ha un beneficio da un punto di vista, parliamo subito dal punto di vista psicologico, quindi il fatto di camminare all'aria aperta rilascia tutta una serie di diciamo prerogative ormonali, quindi si sviluppano le endorfine, quindi un po' come nella corsa, ecco, questo è un parallelo rispetto alla corsa, quindi un beneficio da questo punto di vista. Da un altro, più fisico, invece c'è una maggiore capillarizzazione, quindi c'è da un punto di vista circolatorio sicuramente un vantaggio. Poi è adatto veramente a tutti, non ha controindicazioni, anche chi soffre di male schiena oppure problemi alle articolazioni di ginocchia o caviglie può tranquillamente praticare la camminata. Ma anche d'inverno, perché sono molti quelli ai quali parlo, specialmente ai principianti, che dicono: ma sai, adesso vado di meno perché fa freddo. Sì, beh, giustamente, che cosa succede? Che quando si cammina ci si scalda meno rispetto alla corsa, quindi bisogna essere ben addestrati, quindi qui la tecnica ritorna, a fare un buon riscaldamento, quindi con degli ottimi esercizi per poter scaldare completamente e poi effettuare una sessione di corsa, di camminata appunto all'aria aperta. Perché nelle foto corri, non cammini? Perché qui sono, io sono doppio profilo, questo è il profilo corsa
mia dilettantistica, quindi mi diverto e quindi ci sono gli amici che mi fanno le foto. Invece nell'altro profilo della camminata sono io che faccio le foto agli altri, che sono i miei allievi o le persone che camminano con qui me. Qui invece fai in palestra, è una sì, tua specialità anche questa. Questa è si chiama striding, è un'attività sempre di camminata indoor su dei tappeti meccanici che simulano una pendenza di 14 gradi. Anche lì si ripete molto spesso proprio la tecnica e il vantaggio in questo caso è il fatto di avere una base musicale sulla quale appunto costruire una lezione che di volta in volta è differente. E qui anche la montagna, non c'è Nisio. Sei impegnata su diversi fronti. Ecco, tra l'altro la domenica, il giorno successivo, c'è poi la 6 miglia, che qui si parla di corsa agonistica. Tra l'altro, se ci vuoi accennare anche, al walking, ci si iscrive sul posto? Sì, allora, il walking, la partenza è alle ore 11, ci si può iscrivere fino all'ultimo momento. Ci sarà appunto, come citavi giustamente prima, il signor da Milano, l'ideatore del Fit Walking, che ci onorerà della sua presenza, verrà a festeggiare con noi questa grande giornata. E quindi faremo la parte di riscaldamento insieme a lui, partiremo tutti insieme, quindi alle ore 11. E ci si può iscrivere fino all'ultimo. Fino all'ultimo, ecco, questo è importante. E c'è bisogno di qualche certificato, idoneità? No, indicativamente no, adesso poi qui si apre un mondo incredibile, non entro nel merito, comunque nel momento in cui si fa l'iscrizione c'è diciamo uno scarico di responsabilità. Ecco. Come avete filmato anche qui per venire in trasmissione, esatto, perché non si sa mai se vi inciampate nei cavi o sbattete contro Giovanni mentre sta riprendendo, noi siamo coperti. Questo è un 9 miglia, perché allora erano 9 miglia, del 2015. Avevo una domanda importante che adesso me la sono persa. Bastoncini, ecco, ci sono molti che adoperano i bastoncini rischiando anche di inciamparsi. Cosa consigli tu? Il walking normale o questi bastoncini? Ma io sono sempre per il fit walking, diciamo allo stato naturale, quindi senza i bastoncini. I bastoncini li trovo di grande utilità su un percorso sterrato, per esempio, o in salita, quindi con un leggero pendio, soprattutto nella fase di discesa, perché è importante per bilanciare il peso del corpo. Quindi in salita, se si lavora bene con una buona tecnica sulle braccia, quindi con una buona spinta dei gomiti indietro, diciamo che l'uso dei bastoncini è superfluo. In città, a maggior ragione, quindi è un po' come se volessi gridare al mondo che io sto facendo fit walking, cioè è un po' come, non so, esibirsi. Sì, non, ma non neanche esibirsi, diciamo, in una specialità che... Sì, o forse perché magari vedere una persona che fa fit walking da sola in mezzo al parco con le braccia in spinta ci si vergogna un po', invece con i bastoncini dice, vabbè, tanto sta facendo fituo il... C'è un contegno, ecco, a proposito di contegno, Rosy, la marcia, non parliamo quasi mai di marcia ormai, e da Milano se fosse qui ci tira le orecchie, perché la marcia fa anche parte di atletica, A maiuscola, come dice Delicio. Potrebbe comunque anche invece ringraziare dal momento che quest'anno è nata una commissione marcia. Abbiamo partecipato ad ottobre a Grottammare con una rappresentativa giovanile e quindi la marcia sta recuperando quello che probabilmente si è perso magari negli anni, la stanno vivendo, i giovani stanno comunque vivendo questa disciplina, sarà complicata perché effettivamente la parte diciamo tecnica, però il Piemonte, poiché arrivo addirittura da Saluzzo, coetanea di a Milano, scuola del cammino, quindi direi che no, la marcia ha il suo spazio importante come la corsa in montagna, come il trail, come tutte le altre discipline, e sappiamo che sono tante le discipline dell'atletica, perché cominciamo con le indoor, il cross, la pista, la corsa su strada, cioè non si finisce mai, cioè noi non è che ci sia uno spazio in cui o un periodo in cui non si fa attività, noi dall'inizio dell'anno all'anno successivo siamo lì.
Tiziana, cosa chiederesti tu? Il walking non è inquadrato in una, in un settore agonistico, però comunque un domani facessero dei campionati anche di fit walking, chissà, perché l'unico modo, la marcia qui in Piemonte, questo te lo dico che tu sei giovane, ha iniziato a praticarsi e espandersi quando gli amatori cosiddetti si sono messi anche loro a marciare. Certo che c'erano dei giudici che li squalificavano e poi gli hanno raccomandato i giudici, mi raccomando non siate molto rigorosi perché ovviamente è una tecnica molto difficile, però c'erano partenze di gare di marcia negli anni 80 che sfiorarono gli 80 e 90 partecipanti, poi mano a mano ovviamente si è perso lì. E volevo che tu chiedessi alla presidente se magari erano possibile ritornare a queste cose. Ma, cioè, adesso lei mi farà poi la, mi farai la tua domanda, però il feed walking comunque ormai è riconosciuto, sì, dalla, assolutamente. È riconosciuto dalla federazione, sì. E c'è stato un campionato, mi pare proprio a Borgaro, dove è stato assegnato il titolo regionale di feed walking, quindi noi la nostra parte l'abbiamo già fatta. Non l'ho fatta io che sono passato da ignorantone, cerco di recuperare con un minutino di pubblicità. Ben ritrovati, quarta e me ultima parte di Piemonte in Corsa, puntata 488. Abbiamo ancora qualche domandina da fare alla nostra presidente regionale della FIDAL. Allora, abbiamo fatto già prima un bilancio della vostra attività, perché a questo punto devo dire vostro, perché si tratta di un consiglio regionale. Come sono i rapporti con la voi FIDAL regionale, con la regione Piemonte, cioè con la politica in parole povere, le istituzioni? Ma direi buoni, tant'è che per dire il campionato italiano a Venaria di marzo è stato reso possibile proprio per la collaborazione e la disponibilità della regione Piemonte. Noi eravamo, si può dire, gli interlocutori, ma la parte attiva è stata fatta dalla Regione Piemonte e dalla Piemonte Parchi, quindi direi che, e poi è caduta quella, diciamo, quel mandato, adesso con l'attuale assessore è stato addirittura a Lisbona il weekend scorso proprio per avere una visione di quelli che sono i campionati europei che nel 2021 saranno qui a Torino, a Venaria. Quindi direi che i rapporti sono buoni, quelli passati, quelli attuali, direi sono con le amministrazioni, con gli enti, sono anche perché sono importanti. Cioè, anche adesso in questo periodo della stagione si va alle feste, alle premiazioni, ed è importante vedere la presenza tra le autorità delle amministrazioni, che dove è presente l'amministrazione è proprio anche più facile poter lavorare, poter arrivare e poter parlare quindi di piste, di atletica, di ristrutturazioni e quant'altro. Un tema sempre ricorrente, sempre fonte di polemica, almeno in passato, è sempre stato il rapporto FIDAL-enti di promozione. Pare essersi attenuato in questo ultimo anno. C'è una ragione oppure solo un'impressione? No, può esserci una ragione. Innanzitutto c'è una convenzione. E questa convenzione è una convenzione nazionale, e questa convenzione tutela l'organizzatore, tutela la manifestazione e tutela l'atleta, e a questa convenzione dobbiamo comunque attenerci. Dobbiamo secondo me ricordare sempre che gli enti di promozione, come dice proprio il termine, devono promuovere lo sport, promuovere l'atletica, ma la FIDAL è l'ente preposto a quello che è l'agonismo con tutto quello che comporta, quindi dai campionati, dalle rappresentative, dalle selezioni, da tutti i servizi che comunque è la FIDAL che deve offrire e garantire. Cioè la FIDAL è l'agonismo e sono le gare. Gli enti, ripeto, gli enti di promozione sono quelli che
che sul territorio dovrebbero proporre, promuovere corsi, avvicinare, nel nostro caso l'atletica, ma avvicinare lo sport. E, per quanto riguarda i rapporti con gli enti di promozione, noi forse siamo, io non so se posso vantare questo, ma siamo state sicuramente la prima regione, e non so se siamo anche l'unica, ad avere un calendario condiviso. E questo veramente facilita e permette agli atleti di enti di promozione e gli atleti FIDAL di partecipare in queste gare che ovviamente sono in questo calendario condiviso. Ci sono manifestazioni che dovrebbero essere solo FIDAL e si parla delle mezze maratone, delle maratone, cioè quelle sono manifestazioni FIDAL. Quindi a volte gli enti di promozione invece si arroccano anche questo privilegio di poter organizzare queste manifestazioni, che ripeto, sono manifestazioni esclusivamente FIDAL. Sì, loro girano con, invece non mettono l'etichetta Maradona, ma 42 chilometri, 21 chilometri. È un po' un escamotage. Sono quegli escamotage, però diciamo che poi la classifica, la graduatoria, il risultato lo trovi se la manifestazione è FIDAL. L'ente di promozione può avere un elenco, un ordine di arrivo, ma la vera e propria classifica, la graduatoria, comunque è data da una manifestazione FIDAL. Parlando dei calendari, si sa già quando ci saranno le premiazioni del Grand Prix e dei trofei regionali? Allora, pensavamo di nuovo di tornare come 2 anni fa, dividere i due eventi, quindi Grand Prix, Eco Piemonte, Corri Piemonte, l'Eco Gio, a fine gennaio, il 25 di gennaio, mentre la festa dell'atletica piemontese, quindi con tutti diciamo i vari campioni, il 29 di febbraio. Nell'occasione però di gennaio vorremmo premiare i master, perché a febbraio sappiamo che ci sarà il campionato italiano master e quindi lo anticipiamo, la premiazione master, con i Grand Prix il 25 di gennaio. Se riusciamo questa manifestazione, questo evento del 25 gennaio, vorremmo farlo non magari a Torino, proprio anche per dare un po' di risalto a quello che è il territorio, quindi cercare una sede bella, ovviamente adatta e idonea all'evento, mentre quella di febbraio sarà a Torino. Ecco, a proposito di master, la situazione come la trovi? Crescono, diminuiscono? Agonisticamente devo dire da master che diminuiscono, o almeno diminuiscono nelle classifiche ufficiali, nelle classifiche non di merito, ma proprio classifiche agonistiche. Crescono i numeri, sì, tantissimo. I numeri, ma lo vediamo, cioè le manifestazioni sono tutte molto partecipate, ma come ha detto giustamente prima ci si avvicina a questo sport proprio perché c'è voglia di aria aperta, c'è voglia di stare in compagnia, quindi a volte viene vissuta la corsa come momento di aggregazione, come momento di sfogo, come momento di benessere, perché uno sa che 40 minuti, un'ora di camminata o di corsa, che può comunque far bene, ma sotto tutti gli aspetti, dall'aspetto psichico, fisico, ma è comunque benessere. E adesso tutto gira lì, ed effettivamente se tu vai da un medico, la prima cosa a volte che ti chiedo, ti consiglia, è lei fa movimento, fa sport, ma sport non a livello agonistico, ma a livello proprio di piacere, di benessere. L'agonismo punterei molto sui giovani, ma un agonismo anche lì sano, senza esasperazione. Poi è ovvio che ad un certo punto ci vuole, perché i risultati, se si vogliono ottenere, si ottengono con la fatica, con il sacrificio e con le soddisfazioni poi delle vittorie. E su questo bel messaggio, su questo bel auspicio della presidente regionale di FIDAL Piemonte, concludiamo la puntata di questa sera. Ahimè, come dice sempre Alberto Mola, se non leggi di un lutto non sei contento. Questa sera devo purtroppo annunciare il lutto di Enzo Di Bernardo, un forte podista, lo vedete cerchiato nella foto, faceva parte del mitico gruppo San Donato, che adesso ormai è sciolto da anni. E non so dirvi purtroppo gli orari,
so che questa sera, mercoledì, c'è il rosario presso la chiesa, vagamente mi hanno detto di via Gorizia, però non so gli orari. Domattina, giovedì, ci sarà il funerale. È stato un grande, a 83 anni, è stato negli anni 80, vinceva di tutto di più, i titoli italiani, europei, è stato forte. Ahimè, è andato anche lui. Adesso vi lascio, come promesso, al video che ci ha mandato il bersagliere, ambasciatore di Asti, Gianfranco Chiaranda, ricordandovi che potete rivedere questa puntata giovedì, domani sera alle 22.30 sul canale 13. Però ringrazio gli ospiti di questa sera, Giorgia Murdolo, che ospiteremo magari quando sarà campionessa italiana di maratona, Tiziana Marrazzo, e quando porterai qui uno stuolo di marciatori neofiti, e questo è anche un modo per propagandare l'atletica. Di tutte le età? Di tutte le età. E Rosy Boaglio, e ti aspettiamo qui alla tua prossima elezione nel Grazie. 2020, va bene? Eugenio Bocchino vi lascia ricordandovi che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino, notte.